faccio sparire tutto quello che mi merita. Manna Loca, Massimo, Franz, Daniele, Dave e Agostino. Sono un prestigiatore, ho un certo credito, lavoro in borsa e mi ritrovo qualche spicciolo. Il progetto Mano Loca è nato circa 3 anni fa, giusto? Noi abbiamo uno studio di incisione in provincia di Milano dove ci siamo riuniti e più che uno studio di incisione diventa più una cantina, senza le tre facce che ci abbiamo. No, abbiamo cominciato a fare dei lavori per conto terzi, dopodiché abbiamo cominciato a costruire delle canzoni che pian piano siamo riusciti a realizzare dentro appunto un CD dal titolo Lontano dal Cerchio. Il nostro motto è proprio quello di cercare di divertirsi insieme nel fare musica e soprattutto cercare anche di fare, diciamo così, riflettere le persone senza dover insegnare la vita a nessuno. Nomadi è un rapporto che non ha mai avuto una fine, nel senso che io continuo ad essere una delle voci dei Nomadi, il bassista, e che questo è un progetto alternativo rispetto appunto ai Nomadi e rispetto al tempo che posso avere a disposizione rispetto appunto a quello che passo con i Nomadi, riesco a fare questo tipo di cose che mi diverte e mi riempie, cioè diciamo così che è un Massimo Vecchi un po' in un'altra veste. E poi noi abbiamo anche la fortuna di avere tanti amici dei Nomadi che si sono innamorati di questo progetto e siamo particolarmente contenti. È una cosa meravigliosa proprio perché è un po' il risultato, il frutto di quello che si è tentato di mettere in musica, e ripeto come dicevo prima, cercando di fare ragionare e magari fare interpretare anche la musica, cioè noi pensiamo che la musica sostanzialmente sia divertimento principalmente, però se fa anche riflettere e ragionare è un bersaglio in più centrato rispetto al lavoro o comunque al fine che ci siamo dati. Poi il rapporto con loro è veramente diretto, anche perché non abbiamo né barriere né nessun tipo di situazioni o comunque atteggiamenti da rockstar come avrei potuto notare, insomma. Per fortuna che la batteria è sua, Franz Beato! La prima esibizione pubblica l'ho fatta che avevo 10 anni. Da lì poi ho preso il virus e non ho mai smesso, fondamentalmente. Ho cominciato come tanti a 15 anni per seguire più che altro mio fratello, che era un batterista che adesso ha abbandonato un po' l'attrezzo, e anch'io con diversi generi mi sono avvicinato a questo progetto di Mano Loca. Io, diciamo, posso dire figlio d'arte, nel senso che seguo la musica da quando ero bambino, visto che mio papà ha fatto musicista per 40 anni. Ho deciso così, da un giorno all'altro, di suonare la chitarra, mi sono innamorato e sono 22 anni ormai che suono, mi occupo principalmente di questo, insomma, senza presunzione faccio l'insegnante e faccio della musica la mia vita. Io ho iniziato a 10 anni ed è la mia vita, praticamente. Vivo di musica come il mio pane, spero che la musica mi tenga sempre compagnia e mi dia quella gioia che sto avendo in questo periodo. Ho sempre un leggero senso di insoddisfazione. Quello che penso è che non ci siano. Ci siano poche persone che hanno un background, diciamo così, comunque delle fondamenta su cui basare le proprie capacità, diciamo la propria carriera. Ecco. Sostanzialmente si pensa più a un guadagno immediato, non lo pensa chi si occupa di musica, più che altro si lo pensa chi si occupa economicamente di musica. Quindi si pensa diciamo al guadagno immediato senza badare alla qualità. Quindi ne convengo che per quanto riguarda in Italia è un po' difficile trovare delle persone che riescono a costruire un vero movimento, quindi una vera storia di musica. Venite a trovare spesso, se potete, perché per noi è stato veramente un piacere. Ciao e grazie ancora. Ciao ciao.
sei.